dopo il brutto botto in queste seconde prove libere di Formula E qui nella gara 1 di Montreal, vedete quello che succede nel team Renault ed AMS. E vedete con il nostro cameraman Daniele Drago, che riprende in questo momento, qui il telaio danneggiato, quello che ha picchiato il muretto con Sébastien Buemi in queste prove libere. Vedete che stanno smontando tutte le sospensioni, è un lavoro terribile quello di dover fare tutta la macchina nuova praticamente. E di fianco, in questo momento riprende il nostro Daniele Drago, c'è il telaio completamente pelato, nudo, e questo telaio dovrà ospitare il powertrain, le sospensioni, tutti i sistemi di una vettura da competizione. Vediamo in quanto tempo riescono a montare questa macchina e vediamo se arriveranno per le prove di qualifica, la vedo molto difficile, o per la gara.